Al centro culturale José Mario Cernichiaro di Maratea, in una serata da cartolina sul golfo di Policastro, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione alla prima rassegna di arte presepiale Nazareno Presta Nicola, il presepio in famiglia, e alla consegna del premio José Mario Cernichiaro alla presenza del presidente dell'Associazione Italiana Amici del Presepio di Maratea, professore Francesco Brando, dal parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore e rettore della Basilica Pontificia di San Biagio, Don Donato Partepilo, e dal professore Raffaele Iannone, unitamente a tanti amici che con amore hanno realizzato presepi di pregevole fattura provenienti dalla Lucania, Calabria e Campania, a cui è stato rilasciato un attestato di partecipazione. Il premio José Mario Cernichiaro, invece, è stato consegnato all'artista Giotto Faugno di Mirabella Aiclano in provincia di Avellino, assente per giustificato motivo, premio consegnato nelle mani del dottore Vincenzo Brando, cittadino di Maratea che vive nella bella località campana. Al nostro microfono il presidente dell'Associazione Amici del Presepio di Maratea, professore Francesco Brando. Noi sono 27 anni che curiamo una rassegna di arte presepiale estiva e invernale. Siamo forse gli unici che fanno una rassegna anche estiva, ma noi puntiamo in modo particolare sulla rassegna di Natale. Sono 27 anni che noi allestiamo mostre che hanno a che fare con l'arte presepiale. Possiamo dire, lei citava prima con una punta d'orgoglio, sì, con una punta d'orgoglio possiamo dire di essere stati i primi in Basilicata a creare una manifestazione di premiazione dei presepi. Come dicevo prima agli amici presenti, quest'anno noi non abbiamo distribuito premi perché tutti i presepi sono belli. È bello il presepe del grande artista, e potrei fare qualche nome, ma lasciamo stare. Com'è bello il presepe che fa il bambino di prima elementare, mettendo San Giuseppe, la Madonna, Gesù Bambino, l'immancabile stellina e un pochettino di muschio. Hanno lo stesso valore per noi della sede di Maratea, ma è un discorso che vale per tutta l'Italia. È il presepe in se stesso che deve comunicare tutto quello che Papa Francesco nel suo messaggio l'anno scorso ha sottolineato, admirabile signus. Noi quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di nuovi presepisti, abbiamo avuto la partecipazione di gente che ci ha mandato online delle fotografie, perché noi è il secondo anno, anzi, mi correggo, è il terzo anno che facciamo i presepi online. Per 2 anni siamo stati bloccati dall'epidemia di coronavirus, anche perché io dico 27, anche se è la 25ª mostra, perché per 2 anni abbiamo fatto le mostre online perché non era possibile farle in presenza. Ci soddisfa l'affluenza alle mostre, ci soddisfa la partecipazione e ci fa piacere anche sentire gli elogi che ci vengono da più parti. Assolutamente. Quest'anno festeggiamo anche un compleanno della vostra associazione, vero? Sì, ma non è solo la nostra associazione, perché è tutta la Chiesa Universale che ricorderà che 800 anni fa Francesco d'Assisi, nella povera Greccio, villaggio di contadini, villaggio di pastori, inventò il primo presepe. E noi quest'anno abbiamo in calendario di muovere un pochettino le acque, creare anche a Maratea un qualche cosa che ricordi questo evento. Non le posso anticipare nulla perché il progetto non vede soltanto noi presenti, ma vede coinvolte anche le scuole. Dico soltanto che sarà una cosa che resterà a Maratea.